Amici di Strano Amore Siciliano, siamo qui a Cefalù. Indovinate chi ho trovato a Cefalù? Ho trovato a Lillo, amici. Guardate qui, guardate che sorpresa. E ho trovato suo fratello, Giuseppe. Mi sono venuti dietro col camper, amici, ma sapete perché? Perché si vogliono mettere a fare Strano Amore Siciliano. Allora io per prova li ho muniti di tesserino Strano Amore Siciliano e gli ho detto: ora dovete fare la prova di intervistare le persone per vedere come ci andate. Vi faccio fare questa prova. Ebbene, amici, ora vediamo. Prima vediamo a Lillo in azione e dopo vediamo a Giuseppe. Okay? Rimanete con noi perché ancora non è finita. Già partiamo subito con Lillo. Ora gli do il microfono e lo faccio provare a intervistare le persone. Vai. Tu devi dire: ciao, sono di Strano Amore Siciliano, che cosa ne pensi dell'amore? E vediamo come ci va, ok? Scegliti una persona fra tutte queste che stanno passando di qua e fai la prova, dai. Io sto dietro di te comunque, ti copro, dai. Va bene. Dica. Cosa pensi amore? Ciao. Allora. Ciao amici di Strano Amore Siciliano, sono Lillo, oggi questo ci troviamo a Cefalù. Ora intervistiamo gente. Ciao di Strano Amore Siciliano. Oggi ci troviamo a Cefalù e ora intervistiamo alcune gente. Noi siamo di Strano Amore Siciliano. No, io non mi interessa la cosa, grazie. Ciao. Ciao. Vieni con me. Vieni con me. Bene Lillo, ho visto come ci sei andato, non è che ci sei andato molto bene, ma comunque come inizio ci siamo. Adesso facciamo provare tuo fratello, ok? Allora, tu passa da questa parte, che io do il microfono a tuo fratello e facciamo provare a tuo fratello. Ok. Hai capito quello che devi dire? Sono di Strano Amore Siciliano. Che cosa ne pensi dell'amore? Ok? Io sono dietro di te, dai. Scusi, come ti chiami? No, non mi riprendere. Perché? Digli a che cosa? Prego? Digli a che cosa? Che ti devo dire? Che il mare è bello oggi, vedi? È mosso, è stupendo. L'amore come pensi? Prego? L'amore. L'amore? Non ti capisco, parla... L'amore è bello. Cosa dici? Cosa pensa amore? L'amore a cosa pensa? Non capisco cosa vuoi dire. Mia, ti sei ingannato. Un disastro, sei andato un disastro, scusami, ma come ne avete da fare strada? Insomma, comunque siete 1-1. Un sbaglio ha fatto lui e un sbaglio ha fatto te. Facciamo riprovare di nuovo tuo fratello Lillo. Dai Lillo. Yeah.